edito ovviamente con un altro pool di, un pool di persone, una rivista dal 2009, una rivista di lifestyle, attualità, moda, costume su Torino e provincia, in edizione cartacea, che dalla fine del 2011 ha iniziato a affacciarsi al mondo digitale attraverso iPad, cercando per una soluzione che fosse nativa per iPad. Noi abbiamo lottato diversi mesi perché questo non fosse uno sfogliatore in PDF, ma fosse realmente un nuovo prodotto. Non ci siamo inventati nulla, però sono tutte cose appartenenti a edizioni estere che arrivano in Italia. Invece come applicazione nativa italiana rientriamo tra le prime. Cosa vuol dire un'applicazione nativa? Vuol dire esattamente studiata per la piattaforma iPad, quindi sfruttare al massimo la possibilità di ruotare l'iPad e trovare contenuti differenti, che viene utile sia per gli inserzionisti che possono differenziare il prodotto, sia per i lettori che non si trovano a dover correre, spostare le mani sullo schermo per riuscire a leggere dei contenuti. L'incremento del multimediale, noi volevamo che fosse un valore aggiunto rispetto al cartaceo e quindi si basasse su contenuti di video, di gallerie fotografiche, di link. Il giornale deve essere una sorta di polo centrale dove sia l'utente sia l'inserzionista può sfruttare il magazine stesso come collegamento tra le varie fonti. Quando scrivo per il cartaceo ho tutto un concetto e un filone discorsivo. Quando penso per l'iPad devo pensare a blocchi, devo pensare a flash, a concetti molto rapidi che il lettore possa prendere e cogliere in un attimo e portarlo all'utilizzo immediato. Per noi Primavera Digitale vuol dire la possibilità anche per un gruppo editoriale piccolo di avere uno spazio di rilievo e alle volte anche maggiore rispetto ai grandi gruppi editoriali, perché i costi della stampa per affrontare operazioni nazionali sono alti, ma col digitale puoi ancora far valere la passione e la motivazione che ti spinge a realizzare grandi cose.